Paolo Bomba, Fratelli d'Italia, lavori pubblici in primo piano nel suo intervento in questa conferenza stampa delle minoranze al Comune di Lanciano. Sì, noi abbiamo discusso nel merito alcune scelte dell'amministrazione che non abbiamo mai condiviso e che non condividiamo. Noi avremmo fatto scelte diverse rispetto a una ferita indelebile che purtroppo rimarrà sulla città per tanto tempo, che è quella di Via del Mare, una pista ciclabile nell'unico posto forse dove non andava fatta. Abbiamo evidenziato il problema della riqualificazione dell'area dell'ex ippodromo, area che è stata privata di una struttura sportiva vitale per il centro dal punto di vista sociale e anche dal punto di vista economico, senza prevedere una eventuale alternativa. Come non parlare del corso, riqualificazione che andava assolutamente fatta, ma sicuramente discutibile la scelta del materiale, la prima opera in Italia che è in manutenzione ancora prima di essere riconsegnata, e se questo è sotto gli occhi di tutti, ogni giorno gli operai del comune si recano sui crocevia di Via Dalmazia e Via Luigi De Crecchio a sostituire mattonelle, quindi non c'è bisogno da aggiungere granché. Una particolare attenzione vorrei anche rivolgere alla questione IMU sui terreni edificabili. L'amministrazione comunale ha approvato una variante al piano regolatore generale nel gennaio 2019, una variante che nella sostanza non ha cambiato la cartografia del PRG, quindi facendo rimanere di fatto una edificabilità molto diffusa nelle zone periferiche, a danno dei cittadini che comunque su queste aree pagano un'IMU corposa. Oggi, a distanza di pochi mesi, però a pochi mesi dalle elezioni, si inventano la manifestazione di interesse attraverso il quale chiedono ai cittadini interessati la possibilità di fare un'istanza per la retrocessione delle aree edificabili. Sinceramente a me sembra una presa in giro che illude tanti cittadini, perché la retrocessione tout court delle aree edificabili anche a fronte di questa istanza non è tecnicamente praticabile, motivo per cui l'amministrazione bene avrebbe fatto invece in sede di variante del piano regolatore a ridurre questa edificabilità diffusa anche in linea con quello che prevede la legge nazionale che sostanzialmente incentiva la ristrutturazione e quindi invece è contro il consumo del suolo. Quindi questa è la cosa che avrebbero dovuto fare, che ahimè non hanno fatto, a danno dei cittadini che sono ancora costretti a pagare somme ingenti di IMU su questi terreni di fatto inutilizzabili. Gabriele Di Bucchianico, Fratelli d'Italia, dunque questa conferenza stampa, lei ha detto, è una sorta di avviso di sfratto per l'amministrazione Pupillo. Ma è decisamente così, un avviso di sfratto a questa giunta a guida PD Pupillo. Abbiamo cercato di riassumere in questa conferenza stampa i 10 anni di questa giunta, i 10 anni di un'amministrazione inconcludente, i 10 anni di un'amministrazione che non ha raggiunto gli obiettivi prefissati. Basta andare in giro per la città e semplicemente il decoro non è arrivato, lo stiamo ancora aspettando. Lei ha affrontato varie tematiche, quale vogliamo sottolineare al microfono? Ma gli amici i problemi in questa città sono tanti. Abbiamo concordato in qualche modo gli interventi e ognuno ha scelto di intervenire su un argomento. Io ho scelto quello dell'ambiente, che mi sta particolarmente a cuore da sempre, la questione delle partecipate e la questione della trasparenza amministrativa. Io credo che la politica debba essere gestita come una cosa limpida e come una cosa pulita. Non dobbiamo alimentare l'antipolitica, non dobbiamo alimentare l'anticasta. Con quello che è successo all'interno di Ecolan, con dei ruoli scelti, come dire, controllore e controllato, apparteneva allo stesso ruolo, questo per noi è inaccettabile.
la prossima amministrazione difenderà quella struttura, difenderà quei lavoratori, difenderà la trasparenza di quella società. Quello che è successo dentro quella società a giugno e a luglio e a partire dal 1° settembre a noi non piace. Non mettiamo in discussione la professionalità di ognuno di loro, mettiamo in discussione il metodo che hanno usato. Non è trasparente, è un'offesa nei confronti dei lancianesi e dei tanti giovani che potevano partecipare a quel bando. Purtroppo gli è stato impedito.